Bene, oggi vi presento Martina Mijojković, classe? Sono in terza media. Ma in terza media americano sei? Ah, 2004. È del 2004, dove abiti? A Bisenzano del Garda. E come ti viene a venire ad allenarti a Maclodio? Mi aspetta il pulmino al Burger King, e fino al Burger King mi porto in centrale. E quanto tempo ci impieghi a venire in palestra ad allenarti? In tutto un'ora. Un'ora sia andare che al ritorno? Bene, ti è difficoltoso questa cosa qua, considerando anche i tempi di scolastici? Abbastanza, però comunque riesco a... E quindi sapete organizzare? Sì. E come ti organizzi tendenzialmente? Tornando a scuola, mangio, dopo riposo un po', faccio i compiti e parto per andare con lavoro e quando torno, se ho ancora qualcosa da studiare, studio. E secondo te questa fatica vale la pena, facendo secondo tutti gli allenamenti sì. Che facciamo? Secondo sì? Ti piace? Sì. Ti diverte? Ok, questo è il secondo anno che sei con noi? Sì. Ti trovi bene anche nel nostro gruppo? Sì. Sì? Domani vai alle selezioni regionali, avete un concentramento sia al mattino che il pomeriggio. Cosa ti aspetti? Nel senso, cosa pensi che fate, come ti trovi giù con le selezioni, con il selezionatore? Mi trovo abbastanza bene e comunque mi aspetto due allenamenti abbastanza impegnativi. Sì. Ok. Ora veniamo un po' alla partita di oggi. Abbiamo vinto l'andata dei quarti di finale contro Lonato. Come hai vissuto la partita? Comunque il primo set siamo partiti abbastanza... non eravamo entrate bene in partita all'inizio. Dopo abbiamo sofferto abbastanza la ricezione. Dopo ci siamo riprese. Il secondo set non abbiamo avuto la continuità in battuta. Il terzo set è andato abbastanza bene, però comunque abbiamo ancora sofferto un po' in eccezione. Il secondo set in modo particolare, ok, eravamo 24-21 quando vai in battuta dopo che hai fatto due battute, la stessa battuta l'hai tirata fuori, 24 sbagliato, loro sono andati su 25-24 e poi siamo riusciti a chiudere noi 26-25. Quindi comunque una grande dimostrazione di carattere. Vediamo anche la partita di ieri invece in Serie C, siamo riusciti a vincere 3-1, cosa mi racconti? Allora, il primo set della partita abbiamo sofferto comunque abbastanza in quella posizione, soprattutto il primo set, e all'inizio non siamo partite abbastanza bene, comunque anche io non ero entrata subito in partita. In modo particolare? Sì. Poi vabbè, la battuta è andata bene e niente, comunque alla fine ci siamo riprese ed è andata bene. Sì, infatti ieri loro sono partite molto aggressive, hanno battuto a 1000, non sono riuscite a difficoltà in azione, poi abbiamo cercato in qualche maniera di rientrare ma non ce l'abbiamo fatta a recuperare il punteggio per vincere il set. È cambiato completamente l'atteggiamento dal secondo set in poi, dove abbiamo invertito il trend, cioè noi abbiamo iniziato a battere meglio, abbiamo battuto molto bene sui settori attaccanti, obbligando l'allenatore a togliere S2 in primis, poi addirittura nel quarto set sì, anche abbiamo cercato i due attaccanti. Il settore attaccanti, esatto. Oltre a queste due sfide, in 14 ieri ha vinto l'andata del quarti finale contro Torbole per 3-0, l'ultima partita di qualificazione anche la 13 ha vinto per 3-0, quindi si è praticamente entrata nelle fasi finali, agli ottavi, pertanto siamo in corso un po' con tutte le categorie dalla 13 alla 14. Sperando di continuare a macinare gioco e possibilmente senza farci prendere a patemi assurdi come oggi, ok? Sì. Bene, un in bocca al lupo e soprattutto complimenti, brava Marta. Grazie. Ah no,
Ah, ma diciamo che sei, di che nazionalità sei? Serba. E beh, allora di ciao in serbo, dai. Ciao, in serbo si dice ciao. Sì. Ah, ciao allora.